Ciao, oggi ho preso in mano una mia vecchia dispensa dell'università e ho detto andiamo a ripassare un po' di cose che ho studiato tempo fa e ho trovato questo bellissimo compendio sull'autostima, su come potenziarla ed è come fa che mentre passeggio in questo luogo di Tenerife guardo questo foglio e dico wow, quante cose interessanti anche se legate a studi di tanti anni fa. E proprio questa dispensa dice come amarci di più, consigli per amarci di più, e dice se non crediamo in noi stessi chi altro lo farà. Amarci dovrebbe essere per noi il primo comandamento. Senza amor proprio o autostima è impossibile vivere felici e in pace con noi stessi. E ricorda, siamo esseri unici con le nostre virtù, i nostri difetti, né migliori né peggiori degli altri. Ovviamente potresti dirmi sì, che belle parole, sentite già migliaia di volte. Vero, vero, non c'è nulla di nuovo sotto la luce del sole, ma non basta sentirle le parole, non basta leggerle, dobbiamo applicarle. E quindi poi proseguendo vedo che dice, non giudichiamoci solo per i risultati, wow. Quando studiavo psicologia dello sport mi hanno detto che c'è una bella differenza tra risultato e prestazione e mi dissero, guarda, il risultato vuol dire arrivare primi, secondi, terzi, vincere una gara. La prestazione è fare il meglio possibile in base alle nostre possibilità. Cos'è meglio quindi, la risultato o la prestazione? Ovvio, se concordano, perfetto, ma quando non concordano, concentrarsi solo sul risultato, se non siamo arrivati primi, non va bene. E poi dice, fare delle cose anche solo per divertirci, wow! Rompere gli schemi di comportamento del perfezionismo, mamma mia quanta gente che cerca la perfezione e si condanna alla infelicità. Poi dice anche sviluppare il senso dell'umorismo, lo humor, la capacità di sviluppare questo, ce l'ha insegnata anche la gerontologia, questa scienza meravigliosa che studia i benefici effetti della risata, dello humor, del sorridere. E ci sono tantissimi studi a proposito. E infine andare a lavorare su un altro aspetto molto interessante che vedo proprio qua. In fondo alla pagina, scusatemi, ho fatto un attimino passare il video, e pensare alle nostre necessità. Che difficile, quanta gente mi dice non posso, non devo, dei doveri, degli obblighi. Attenzione, attenzione signori, ci sentiremo per altri video.